solo una domanda. Qual è la tua chiamata? Te lo chiedo perché non saremo giudicati per quello che abbiamo fatto, bensì saremo giudicati per come abbiamo risposto alla nostra chiamata. Immaginiamo di stare in piedi davanti al trono di Dio, dove si presenta uno scenario del genere. Evangelista Anderson, vieni avanti e dai resoconto della gestione della tua vita sulla terra. Evangelista Anderson, io non sono un evangelista, io sono un contabile. Possedevo un'azienda di contabilità attraverso... Evangelista Anderson, puoi spiegarmi dove sono finite le 347.566 anime in Asia sulle quali ti avevo chiesto di avere un impatto, figliolo? Dove sono? Ma io sono un contabile, ho aiutato tante chiese, o possedevo un'azienda di contabilità e ho aiutato tanti ministri. Oh figlio, dove sono le 347.566 anime in Asia sulle quali io ti avevo chiamato ad avere un impatto? Oh figlio mio, dove sono? Se solo tu avessi cercato la mia faccia, avessi cercato il mio aiuto, io te l'avrei rivelato. Contabile Jones, vieni avanti. Fai un resoconto di come hai gestito i tuoi giorni sulla terra. Ma deve esserci un equivoco, non sono un contabile. Sono stato pastore per 35 anni di una bellissima chiesa di 750 metri. Contabile Jones, io ti ho chiamato a lavorare nel commercio. E se tu lo avessi fatto, avresti avuto un grande impatto su due persone. E tu e quei due uomini avreste aiutato delle chiese con le loro finanze. E quelle chiese avrebbero avuto un impatto su 751.321 anime. Se solo tu mi avessi cercato, io te lo avrei rivelato. Sorella Smith, vieni e dai resoconto della tua vita. Io ho soltanto cresciuto tre figli, non ho mai predicato alle nazioni e non ho neanche mai fatto un viaggio missionario. Ho solo fatto il meglio che potessi per crescere i miei tre figli nelle tue vie. Ehi, sorella Smith, io non ti ho mai chiamata a predicare alle nazioni. E poi non ti ho mai chiesto di andare in altri paesi in missione. Io ti ho chiamata a crescere tre figli. Lascia solo che ti mostri quel 1.579.541 anime che questi tre figli sono stati in grado di raggiungere con l'Evangelo. Quei tre figli che hai cresciuto. Tu mi hai cercato, hai ascoltato la mia voce, sei stata obbediente alla mia chiamata. Ben fatto, mia buona e fedele serva. Entra nella gioia del tuo Signore. Ricordate che la chiamata della vostra vita non sarà giudicata in base a quello che avete fatto. Sarà giudicata in base a quello che siete chiamati a fare.